Marie compare per la prima volta nel romanzo come elemento di un insieme all'interno di una sezione iniziale che si chiama Ouverture, dove vengono presentati tutti i personaggi principali del romanzo, e si svolge proprio il 21 gennaio del 1793, appunto il giorno della decapitazione del Capeto, della decapitazione della Francia, cioè la morte di Luigi XVI. Si svolge tutta l'ouverture in un'unica giornata, dalla mattina presto fino al tardo pomeriggio, ed è un modo per presentare appunto tutti i personaggi. Facciamo vedere come ciascuno di loro vive la giornata cruciale, la giornata memorabile, la giornata indimenticabile, e il modo in cui appaiono nell'ouverture già preannuncia il tipo di trama di cui faranno parte, il tipo di sottotrama, di sottoplot. Qui abbiamo Marie con il figlio Bastien, il suo rapporto difficile, controverso con il figlio la porterà anche a delle scelte molto drastiche nei confronti del proprio ruolo di madre, ed è qui che si rallegra della morte del re, perché inizia un nuovo giorno per la Francia, e fa riferimento a fatti di 3 anni prima, alla marcia su Versailles. Le donne si fecero 30 km a piedi per andare a costringere la corte a spostarsi a Parigi in modo da poter essere sotto il pubblico scrutinio del popolo, e appunto affrontarono le guardie in quel frangente. Come dicevo prima, le donne sono state sempre in prima fila, sono state protagoniste di tutti i momenti di maggiore creatività nella lotta, di maggiore partecipazione popolare e anche di maggiore scontro in quel frangente, in quegli anni. Le troviamo in tutti i riot, in tutte le sommosse di strada, in tutte le insurrezioni, le troviamo, come dicevo, quasi a ogni seduta della convenzione rivoluzionaria, alle Tuileries che inveiscono, che fanno petizioni dal basso, che interrompono, che prendono la parola, anche se appunto è una parola ufficiosa, perché i deputati sono tutti maschi, cioè, i deputati della convenzione sono tutti quei personaggi che poi ritornano a noi sotto forma di busti, sotto forma di ritratti, sotto forma di Santini, Robespierre, Danton, tutti questi qua. Quando pensiamo alla Rivoluzione francese vengono in mente questi qui, no, non vengono in mente le donne, eppure di donne molto importanti per lo sviluppo della rivoluzione ce ne sono state tantissime, più anonime, di alcune conosciamo i nomi anche, e questi nomi vengono fatti nell'armata dei sonnambuli, e alcuni dei personaggi femminili, delle donne che sono in primo piano nel romanzo, alcune sono autenticamente esistite, ed è sintomatico che di alcune di loro non si sappia che fine abbiano fatto. Gli archivi non ci restituiscono un testimonianze chiare su come sia terminata la loro parabola, mentre degli uomini sappiamo tutto. Ecco, l'armata dei sonnambuli l'abbiamo voluta impostare, o meglio, dal basso, queste tricotes che venivano a contestare noi convenzione rivoluzionaria degli scrittori e ci interrompevano e ci tiravano i lupini e ci tiravano le lische di pesce e ci davano dei tromboni e dei parrucconi e cose del genere, insomma, ci hanno spinto dal basso a impostarla come una forma di riscatto di queste esistenze che tanto hanno dato alla rivoluzione, quindi anche al nostro presente, che di quella rivoluzione è figlio.